Buongiorno a Toulemon, buongiorno, voglio un applauso fragoroso perché se no non si inizia. Tutti questi ragazzi e queste scuole coinvolte in questa giornata che fa memoria. Voi sapete oggi cosa si fa a memoria? È la giornata internazionale delle persone con disabilità. E celebriamo questa giornata perché è stata indetta nel 92 dalle Nazioni Unite, esattamente il 3 dicembre, ma insomma è tutto il mese che si organizzano a livello nazionale ed internazionale manifestazioni di ogni tipo per ricordare quanto è importante fare inclusione e non differenze. Il tema, tra l'altro, di quest'anno è la trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti, con l'obiettivo proprio di favorire iniziative per i disabili, che tra le altre cose è in linea e si attua con l'Agenda 2030, ma anche con la nuova Agenda Urbana. Non lasciare indietro nessuno, questo è il tema che mi piace sempre ricordare. La società funziona se siamo tutti incastrati in un unico obiettivo e non lasciamo indietro nessuno. Bene, io non mi dilungo più su questo perché abbiamo tanti ospiti e poi soprattutto il cuore di questa giornata saranno i vostri sport, quello che andrete a fare in tutti i campi che sono stati allestiti proprio per vedervi giocare. Intanto voglio chiamare subito qui gli enti organizzatori di questa giornata, che sono la FISDR, non so se è presente, il FISDR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. C'è presente Roberta Cascio, che è il delegato regionale. Voglio chiamare anche la Croce Rossa, Salvatore Mazzeo, presidente del Comitato di Trapani, e l'ENDAS, l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva, Germano Bondì, che è il presidente regionale. Bene, intanto benvenuta, benvenuta. Buongiorno a tutti, io sono Roberta Cascio, il delegato della FISDIR, che è una federazione paralimpica che si occupa dei ragazzi con disabilità intellettiva relazionale. Praticamente è una federazione particolare perché si occupa di una ventina, cioè 20 discipline sportive più 5 in partnership, quindi diciamo che siamo un piccolo comitato. La Sicilia ogni tanto abbiamo qualche cosa bella da dire, è diciamo la seconda regione italiana come numero di società e anche di atleti che fanno attività con noi, quindi siamo molto contenti da questo punto di vista. Diciamo, io devo dire una cosa con quel cuore di questa giornata, dell'organizzazione di questa giornata, la persona che ha fatto praticamente tutto, perché noi stiamo portando tecnici da varie parti del Trapanese, moltissimi al lato di Palermo, però quella che ha proprio organizzato tutto è la nostra referente, la dottoressa Ferranti, che è là che si nasconde, fra poco poi vieni, anzi vieni ora, perché ha fatto un gran lavoro, sempre coadiuvata da noi, però questo è. Poi abbiamo l'ENDAS, che è un ente di promozione sportiva che c'è molto vicino, con cui collaboriamo da tantissimi anni. Io mi dimenticherò, poi c'è la Croce Rossa, ci sono un sacco di persone che appena hanno sentito che organizzavamo questa giornata, che è nata prima come una giornata di protesta per i diritti delle persone con disabilità. Da un poco di anni dobbiamo dire che è diventata una giornata di festa, perché per esempio in tante parti d'Italia si organizzano proprio manifestazioni sportive, manifestazioni anche dove ci sono coinvolte associazioni che si occupano sempre di ragazzi con disabilità, che fanno vedere tutto quello che fanno durante l'anno, quindi è diventato più una giornata di festa, non più come lo spirito iniziale aveva. Noi speriamo che comunque questo giorno si trasformi in anno di festa, nel senso che non ci siano più le giornate proprio preposte per determinate problematiche, ricordarci determinate cose. Altra cosa fondamentale, io devo ringraziare tutte le scuole.
che hanno, stanno partecipando praticamente a questa cosa, a questa giornata, e in particolar modo la Sciascia Bufalino, con cui durante questo periodo siamo riusciti pure a firmare, diciamo in maniera molto veloce, un protocollo d'intesa per un progetto, una convenzione che è alternanza scuola-lavoro per 9 mesi, in maniera tale che i ragazzi della loro scuola possono fare con noi delle attività particolari. Che cosa posso dire di più? Sicuramente io ringrazio tutti in generale, non dirò le varie sigle perché ammetto io mi dimentico sicuro un sacco di gente. Volevo anche, ecco, devo ringraziare pure Emanuele, che è la persona che si occupa di questo bellissimo campo, di questa struttura, che avercela in tutti i posti sarebbe la cosa più bella per tutti quanti, perché è veramente strutturata e organizzata benissimo. Io volevo qua comunque Valeria, che fa finta sempre di non esserci, perché assolutamente sarà lei poi a dire tutto quello che... Ah, un'altra cosa, poi non mi ricordo più la scuola che ha vinto, scusami, sì, il nome. Il GB Amico, che ha partecipato al concorso per la locandina. La quarta è grafica. La locandina ci rappresenta perfettamente. Ecco, questa è una scuola che riceverà un premio particolare per avere vinto, praticamente avere ideato questa locandina, che secondo me è bellissima perché è molto allegra. È una cosa che secondo me è fondamentale. Lo sport è una cosa che diciamo è proprio trasmette allegria, e questa è una cosa fondamentale, e dobbiamo sempre ricordarci che tutto lo sport paralimpico è uno sport molto gioioso, nel senso dove abbiamo un sacco di atleti che veramente sono bravi. Anche noi in Sicilia abbiamo tanti dei nostri ragazzi che fanno parte di varie nazionali. Oggi ne abbiamo uno in veste non di atleta, ma di istruttore di judo, che è Davide Migliore, che qua possiamo farlo salire, che così... E oggi quindi farà l'istruttore di judo, che è campione mondiale di judo della categoria di 60 kg, prima che sbaglio, perché sono 2 miliardi di categorie. Fai un saluto, Davide. Addio, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ora ha vinto pure gli europei, medaglia d'oro agli europei che ci sono stati da pochi mesi. Scusate, io ho sempre il telefonino che suona, non ci facciamo caso. Quindi oggi avremo tantissime possibilità di fare provare a tutti i ragazzi insieme, comunque, sia i ragazzi con disabilità che gli alunni, sia disabili che normodotati, varie discipline, e sperando che si divertano tutti. Purtroppo c'è un poco di vento, speriamo che non voli niente. Bene, intanto un applauso a Roberta Cascio, scusatemi, ma Fragoroso, perché è un grande esempio, una grande testimonianza di forza, di coraggio, di volontà. E, Valeria, tu non ti muovere perché ha ragione Roberta, con te dobbiamo chiacchierare, ma voglio dare anche spazio alla Croce Rossa. Ecco, Roberta ha focalizzato l'attenzione sul fatto che una giornata come questa non deve essere una giornata, ma deve essere la giornata che poi si ripete 365 giorni all'anno. Quindi cosa ci aspettiamo da una manifestazione del genere? Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto da una manifestazione del genere ci aspettavamo la partecipazione, e come vediamo oggi questa assolutamente c'è. Questo è un sintomo anche, ed è anche l'occasione per ringraziare ovviamente tutte le scuole, le istituzioni scolastiche, che sono poi il fulcro di quello che vogliamo diffondere e creare oggi. La partecipazione è tutto l'anno. E ovviamente quello che ci auspichiamo, e quello è uno degli obiettivi che oggi volevamo raggiungere. Credo che ci riusciremo, perché quando ci sono le scuole e ci sono i giovani, questi sono sicuramente l'elemento che può propagare poi nel tempo tutte quelle che sono i momenti di condivisione che ci saranno oggi. Questo è quello che l'idea che volevamo fare, coniugare lo sport con la condivisione di momenti che poi rimangono nella mente e anche nel cuore di tutti i partecipanti. Sicuramente oggi
è una giornata dove il divertimento sarà al centro, dove lo sport sarà il protagonista, e quando insomma riusciamo a creare questi eventi, sono momenti che non devono essere simbolici, sono dei momenti che rappresentano durante l'arco di tutto l'anno un momento dove tutti riusciamo a riunirci e a farlo, sperando poi che ogni giorno ci sia la voglia per poter continuare questi momenti e viverli ancora anche in luoghi diversi da quelli che sono le scuole, dove lo sport è sempre presente. Grazie ovviamente a tutte le istituzioni, al comune e alla struttura che ci sta ospitando, perché una bellissima struttura del genere che offre anche queste possibilità è una cosa importantissima per il territorio, quindi abbiamo l'occasione di averla e di viverla, e quindi cercheremo di sfruttarla il più possibile. Grazie Salvatore. Bene, giustamente ha parlato di istituzioni, quindi io chiamerei subito in campo i sindaci, quindi non so se sono presenti. Daniela Toscano, ci sono gli assessori, vieni, carissima Rossella, vieni, per Trapani, chi ci abbiamo? Lele Barbara. Ascoltiamo anche le istituzioni che hanno un ruolo fondamentale nel favorire, nel sensibilizzare, nel supportare, nel sollecitare anche questo tipo di iniziative, Rossella. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Per il comune di Erice ovviamente è una grande gioia essere qui e dare l'opportunità di concretizzarsi anche occasioni di incontro e confronto come oggi. Ringraziamo di cuore la FISDIR, la Croce Rossa Italiana, l'ENDAS per essersi fatto promotore di questa iniziativa. Una giornata che deve essere all'insegna, ecco, dell'inclusione sociale attraverso lo sport, che vede la sinergia di tutti. Siamo una squadra e questo momento è un'esperienza tangibile di questo concetto. La partecipazione di tutti questi giovani, il coinvolgimento delle scuole, delle varie associazioni sportive, è un momento in cui i protagonisti sarete voi ragazzi, per cui godetevela, vivete questa giornata all'insegna dell'amicizia, dei valori del fair play, noi saremo sempre da parte vostra e cercheremo sempre di coadiuvare e di promuovere iniziative di questo genere. Porto i saluti di Daniela, di tutta la giunta, dei consiglieri che sono ovviamente favorevoli sempre a iniziative di questo genere, e questo farà sì che la nostra terra potrà crescere insieme sempre più unita e più forte. E mi sembra che c'è un'attenzione particolare in questo senso da parte di entrambi i comuni. Lele. Sì, ciao a tutti intanto, ciao a tutti i ragazzi presenti e complimenti per questa bellissima iniziativa che si svolge in un posto fantastico, posto che io ricordo qualche anno fa completamente diverso, ormai è un fiore all'occhiello del nostro territorio, un unico grande territorio, questo splendido Clomi Club che c'è qui ad Erice. Complimenti ovviamente anche a Valeria che come sempre mi coinvolge in queste belle iniziative, e condivido quello che ha detto Rossella aggiungendo una semplice cosa: lo sport unisce e dobbiamo capire tutti che dallo sport può nascere cultura, può nascere un'amicizia, può nascere tantissimo, e quindi iniziative come queste devono portarci poi a tornare a casa e a riflettere sull'utilità di una mattinata passata qui, che non è una giornata passata fuori da scuola, ma è una giornata che trascorriamo qui tutti insieme per crescere con dei valori sani e rispettandoci l'uno con l'altro. Quindi benvengano, grazie dell'invito, porto anch'io i saluti del sindaco e ovviamente rimarrò qui insieme a voi. Grazie. E rimanete ancora qualche minuto qui, perché io voglio presentarvi invece una personalità. Accanto a me c'è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Salvatore Mussoni, e chiedo anche di salire il Emanuele Geria. C'è Salvatore Adragna del CLOMI, la società che gestisce questo magnifico posto, il giardino dello sport. Prego, intanto un commento da parte sua. Innanzitutto buongiorno a tutti e un ringraziamento ovviamente, e il mio saluto personale, nonché quello del presidente Luca Pancalli, della giunta e del consiglio regionale del CIP Sicilia.
cosa dirvi? È un'iniziativa, innanzitutto ritorno in un posto dove, lo ricordo magari qui alle istituzioni, inizialmente doveva essere un centro federale paralimpico e si è lavorato da tanti anni, poi abbandonato il progetto, ma mi fa piacere rivederlo nascere e rivederlo in tutte le sue funzionalità. Questo grazie anche all'amministrazione comunale, quindi un merito e un plauso lo va anche a voi per il recupero di questa struttura. Direi di questa giornata, lo sport per deleghe che abbiamo avuto dallo Stato è un mezzo potentissimo dove attraverso lo sport siamo chiamati a rilanciare un po' quello che è la cultura sportiva paralimpica. E veniamo appunto dalla quarta edizione del Festival della Cultura Sportiva Paralimpica, dove abbiamo avuto diverse autorità, la presenza del Presidente della Repubblica, oramai noto a noi come tifosissimo e molto vicino al nostro movimento sportivo paralimpico. Penso che lo sport debba essere un incubatore di cultura sociale anche, perché siamo pienamente convinti che la crescita di un paese non si misura solo attraverso l'innalzamento del PIL, ma anche soprattutto anche con la crescita sociale e culturale appunto di un paese. E abbiamo iniziato questo percorso. Lo sport è un potentissimo strumento appunto per far cambiare anche la cultura sportiva e soprattutto nelle persone con disabilità. Noi siamo chiamati con le nostre federazioni olimpiche e paralimpiche, oggi ne abbiamo una che rappresenta forse il piccolo Comitato Italiano Paralimpico, che è la disabilità intellettiva relazionale, per la quale abbiamo dato anche ampio spazio come Comitato Italiano Paralimpico. Ma diciamo che questa giornata è rivolta semplicemente allo sport, ma principalmente a voi, a queste persone, futuri dirigenti della società sportiva e della società civile, che debbono un pochettino passare il messaggio di quello che è lo sport per disabilità, un rilancio anche personale per la persona con disabilità, perché non debba pensare quello che non ha, ma deve pensare quello che è rimasto e sicuramente svolgerlo nel miglior modo possibile anche attraverso lo sport, perché siamo pienamente convinti che lo sport è uno ed è di tutti. Grazie. Assolutamente d'accordo, non posso che condividere. Valeria, guarda che cosa ti fa dono. Grazie Valeria. Ma voglio invitare qui accanto a me Clomi Club. Vieni qui perché mi piace tanto parlare della gestione di questo giardino, questo giardino dello sport. Eccoci. Consegniamo il libro delle Paralimpiadi, delle 69 medaglie che abbiamo preso, speriamo che l'anno prossimo con Parigi saranno magari con i numeri al contrario, 96, non ce ne vogliono i cugini del CONI, ma comunque noi facciamo la nostra parte e questo è proprio il messaggio che dobbiamo lanciare attraverso lo sport. Lo sport paralimpico per tutti, grazie. Grazie, ricordiamo l'importanza della giornata che ricorda lo sport, ma lo sport in particolare paralimpico e l'inclusione. L'adesione a questa iniziativa, ti vedo entusiasta. Buongiorno a tutti, è sempre bello vedere tutte queste persone qua dentro questo centro e vorrei appunto che ogni giorno fosse così. Ringrazio intanto il FISDIR, Roberta, Valeria, l'ENDAS, il CIP, comunque ringrazio tutti quanti, la Croce Rossa Italiana, per queste iniziative. E ci tengo a dire che Clomi Club, noi come società, appoggiamo queste iniziative qua, perché lo sport nasce appunto per unire tutti quanti, non c'è differenza, non siamo tutti uguali nello sport. E soprattutto deve aiutare, cioè tra di noi bisogna aiutarci, soprattutto con persone che magari hanno alcune situazioni particolari, ma che reagiscono, che affrontano queste situazioni appunto anche a livello nazionale, facendo la differenza, portando a casa tanto e insegnando tanto, perché la gente guarda e impara da queste persone qua. E non vi rubo altro tempo, anche perché capisco che stare troppo ad ascoltare un pochettino è pesante. Ringrazio ancora tutti quanti, spero vi divertiate.
Allora, prima di andare avanti con un momento bellissimo a cura dell'Istituto Comprensivo Simone Catalano, io voglio qui a fianco Valeria Ferranti, perché avete capito che Valeria è l'organizzatrice, la forza motrice di tutto questo che è accaduto. No, perché con umiltà, pensate che anche io sono stata coinvolta da Valeria, mi ha detto una mattina in qualità, sì, io sono una conduttrice, presentatrice, giornalista, però in qualità di presidente del Kiwanis Club di Trapani, mi ha detto: ma che facciamo? Lo facciamo insieme? Ma certo, lo facciamo insieme. E cosa puoi fare? Tu, ma niente, io vengo a aiutarti. No, tu presenti l'intera giornata. Ecco Valeria Ferranti con la sua grande forza. Ma il Kiwanis Club di Trapani non ha fatto solo questo per questa giornata, ha fatto qualcosa di più, e lo voglio dire con grande orgoglio, perché è un'associazione che presiedo quest'anno e che porta avanti tutte le iniziative per i giovani. Tanti di voi probabilmente ci hanno visto anche fare il giro nelle scuole per il concorso sulla non violenza, Io scelgo la non violenza, che parte proprio dai testimonial, che è quello del mondo dello sport. Ma l'iniziativa di cui voglio parlare e che fa capo al nostro club, di cui Valeria Ferranti fa parte, ringrazio tutti i volontari del Kiwanis che sono presenti oggi e che daranno una mano d'aiuto, è quella che abbiamo acquistato come club e donato, per cui lo faccio formalmente oggi perché arriverà tra qualche giorno, uno calcio balilla. Sì. Ho omologato per il Paralimpico, è da pochissimo diventato uno sport federale, e quindi per dare, ecco, un'ulteriore possibilità e opportunità ai ragazzi, ai nostri ragazzi, tutti. È un gioco inclusivo, ci possono giocare tutti, e sarà installato qui presso il parco del Clomi Club e del Giardino dello Sport Falcone Borsellino. Questa è la targa del dono della Kiwanis. Allora, questa è la targa che verrà appesa non appena arriverà, perché doveva arrivare oggi, la sorpresa era che doveva arrivare oggi, doveva essere qui, però c'è qualche ritardo nella spedizione, è stato acquistato, per cui a te dono questa targa che vi prego poi di appendere al calcio balilla che arriverà. Prego Valeria e Rossella. Bene, e andiamo avanti, perché a questo punto è il momento, sempre con le autorità presenti, di ascoltare l'inno nazionale. Ma non si tratta di ascoltarlo solo, si tratta di cantarlo tutti insieme, perché è il nostro inno, l'inno d'Italia. Bambini dell'Istituto
Fernando Comprensivo, Bassi Catalano, bravissimi, eccezionali, grazie a Deli, la loro insegnante, grazie a Ornella Cottone, ma io l'applauso non l'ho sentito bene, me lo fate risentire forte forte? Un urlo di gioia per il nostro inno d'Italia, grazie ragazzi. E a questo punto io congederei le autorità presenti, grazie per essere stati qui con me, e chiamo invece subito Valeria. Valeria Ferranti viene accanto a me, perché Valeria mi presenta questa bellissima bambina che si chiama... Ciao a tutti, buongiorno a tutti, mi chiamo Alia Calatiotto, ho 10 anni, dopo come sono 10 anni. Oh, facciamo drink. Ma un applauso! Aurora Galatiotto, che Aurora, ma so che tu fai uno sport che si chiama twirling e ti piace? Sì, tanto. E la tua maestra come si chiama? La maestra di Daniela. Daniela. Ida Bruno, certo, perché è la maestra che la allena, la AS di Venus, mentre la maestra proprio della scuola si chiama Daniela. Ma adesso è vero che tu ci fai vedere qualcosa? Sì. Allora andiamo? Sì. Brava. Sì. Insieme alle sue compagne. Sì. Ma tu lo sai che io e la tua maestra? Vieni Daniela, avvicinati. Eravamo due clown in corsia in ospedale. Vieni, la facciamo salire un attimo. Certo. Vieni, mi sono salita. E poi facciamo salire le tue compagne che faranno l'esibizione con te. Chi sono? Come si chiamano? Allora, Marta, Erika, Irene, Martina e la tua mamma. Sono solo loro due. Venite. Venite, Giulia. Allora, io direi di dare spazio proprio a queste bambine. Le presentiamo. Allora, presentatevi da voi, venite accanto a me. Come ti chiami? Desira. E quale scuola? Ciaccio Montalto. E tu ti chiami? Ciao a tutti, mi chiamo Giulia e via Orti. Ciaccio Montalto. Ciaccio Montalto, l'istituto comprensivo. Certo, lasciamo questo trio fenomenale esibirsi in un passaggio di twirling. Se tu chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai. Complimenti Aurora! Aurora Galatiotto, vieni qua Aurora e le compagnette, venite! Ma voi conoscete Valeria Ferranti? Sapete chi è? Ve lo dico io? Allora, lei è delegato provinciale della FISDIR, poi è anche coorganizzatrice, educatrice, socio-pedagogica, oltre a essere, per mia grande gioia, una kiwaniana convinta, infatti eccola qua col suo stemma, lo ringrazio tantissimo, il suo spillino. E, Valeria, il senso di questa giornata per te?
Ah, il senso è grandissimo, immenso. Questo per me è un bambino che abbiamo visto nascere e crescere e oggi cammina con le sue gambe grazie a questi ragazzi, ai veri protagonisti della giornata. Io però voglio fare una precisazione. Non sono l'unica che ha organizzato questa giornata. Intanto la mia compagna Sveva Tatangelo della Croce Rossa, che si ostina a non volere salire. Sali Sveva, sali. Tutti i volontari che ci hanno aiutato, tutte le associazioni ASD sportive del territorio, le federazioni, il FIPE, vedo atleti paralimpici qui da qualche parte, associazioni come di ragazzi che si occupano insomma di disabilità, c'è anche l'Auxilium, quindi non è, è stato un lavoro di team, un lavoro di squadra, tutti si sono sentiti coinvolti a beneficio della società. L'unica cosa che mi sento di dire, perché su questa giornata abbiamo detto veramente tanto, è che oggi io celebro e promuovo le uguaglianze delle opportunità per tutti. Questo, non ho altro da dire, vi ringrazio veramente tutti. Grazie Valeria, grazie. Allora adesso andiamo nel vivo veramente della giornata, perché siamo nel cuore di questa manifestazione. Ti presento uno sport, però non posso farlo senza prima ricordare che c'è una diretta Facebook della Trapani Sì con Ornella Fulco, che ringraziamo. Voglio ringraziare anche Telesud, che ha già realizzato una trasmissione con Stefania Renda, che è Sport Sud. C'è anche il docufilm, l'agenzia Graffiti di Mariano Bevilacqua, che farà anche un docufilm della giornata. Voglio ringraziare anche la televisione Maria Vision, che rappresento in qualità di direttore, che filmerà insomma tutta la giornata e questi eventi che adesso che già c'è stato e quelli che ci saranno. Sono presenti, ed è giusto ricordare, la Handball Erice, il Rugby Elimi Erice della Federazione FIR, il FIPE Federazione Pesistica Italiana Atleti Paralimpici, il Sportivamente Associazione di Sport Paralimpico, Solidalmente Live Onlus, Real Indipendente, Kokoro Yoga, l'Accademia Sport Trapani con la squadra di calcio per bimbi, il Centro Ortopedico Ferrante, l'Oxygen, l'ABE Insieme, laboratori di arte per i ragazzi con disabilità, la Saman Gruppo, il Billere Ignazio e i suoi aquiloni, guardate lassù l'aquilone di Billere Ignazio, e il Kiwanis Club di Trapani che rappresento. Sono anche presenti le scuole, per cui facciamo un applauso, fatevi l'applauso, l'Istituto Comprensivo Bassi Catalano, l'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto, l'Istituto Superiore Calvino Amico, lo Sciascia Bufalino, l'Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio. Dunque, cosa succederà adesso in questa manifestazione? Ti presento uno sport. Sì, vedo che già i ragazzi si stanno spostando, quindi invito i professori a spostare i ragazzi nei vari campi per iniziare le attività. Quindi ci sarà un turnover di 20 minuti, quindi i ragazzi avranno la possibilità di provare tutte le attività. E volevo ringraziare il presidente Alessandro Aiello di ASD Granata, che anche oggi sono presenti, e l'Auxilium, che è da qualche parte ma non li vedo. Va bene, grazie a tutti. Ragazzi e ragazze, pronti e via alla giornata Ti Presento Uno Sport, e ci vediamo qui alle 13 in punto per le premiazioni. Buono sport!